Durante l'assemblea di Confindustria il presidente Maroni apre all'ipotesi di un nuovo ponte sulla Becca. La regione potrebbe utilizzare i soldi di un fondo nazionale per finanziare il progetto. La Cameron in difficoltà mentre Valvitalia sorride, un paradosso oltrepadano per le grandi aziende che producono valvole, e c'è chi ipotizza un futuro comune per sconfiggere la crisi. La polemica sui pass autogold a Pavia non risparmia nemmeno il senatore leghista Centinaio, la sua auto fotografata in divieto di sosta con un pass mai rinnovato, lui però passa al contrattacco. A molti addetti del settore delle logistiche non vengono riconosciuti i diritti basilari sul posto di lavoro, la CGIL chiede allora di istituire un tavolo provinciale per la legalità. È una riforma sbagliata che rafforza il ceto politico a discapito dei cittadini, parole di Massimo D'Alema a Pavia per sostenere il no al referendum costituzionale voluto dal governo. Sono i bambini i protagonisti di Cantina Aperta, organizzato come ogni anno in Oltre Po, in tante aziende i piccoli viticoltori hanno partecipato alla vendemmia. Pavia Italia, buonasera, ben ritrovati. Le risorse per il ponte della Becca ci sono e a dirlo è Roberto Maroni dal palco dell'Assemblea Provinciale di Confindustria. Maroni ha spiegato che potrebbe venire utilizzata una parte del Fondo Nazionale quantomeno per commissionare il progetto. Sentiamo il suo intervento. Per il ponte della Becca penso che non si possa immaginare di sistemare quello che c'è, perché è troppo complicato. Va mantenuto perché è un'opera straordinaria, è un'opera che ha una sua storia, quindi io sono perché venga mantenuto, e però bisogna farne un altro evidentemente lì vicino, il nuovo ponte della Becca. Allora, le risorse ci sono, proprio settimana scorsa, adesso posso dirlo, il 23 settembre no, ma adesso sì, sono stato a Palazzo Chigi con il sottosegretario per De Vincenti, perché una parte del Fondo Nazionale di Sviluppo e Coesione è destinato anche alla Regione Lombardia. Rimangono 6 milioni che potremmo utilizzare in parte ovviamente per dare l'incarico per fare il progetto, il piano di valutazione della realizzazione dove fare il nuovo ponte. Questo potremmo dare incarico noi come Regione Lombardia a una nostra società, per esempio Infrastrutture Lombarde. Ecco, non appena, nel giro di una settimana, 10 giorni, io tornerò a Roma per dire a Palazzo Chigi quali sono le priorità. Palazzo Chigi mi dice ok, e allora possiamo pensare a questo. Questo può essere, se voi ritenete che sia così importante il ponte, è importante il ponte, il nuovo ponte, io lo metto. Parliamo d'altro, è un paradosso tutto oltrepadano, due aziende con lo stesso prodotto ma con due destini diversi, la Cameron in crisi, Valvitalia che invece ha commesse per i prossimi 5 anni, e c'è già chi ipotizza una collaborazione con il placet del governo per combattere insieme la crisi. Ci spiega tutto nel suo servizio, Ermanno Bidone. La crisi della Cameron, che lo ricordiamo ha annunciato un taglio di 160 lavoratori e dopo un anno non avrebbe ancora presentato un vero piano industriale per il futuro, è all'attenzione dello Stato. Non fosse bastata la convocazione di un incontro per giovedì 6 ottobre alla sede del Ministero dello Sviluppo Economico, lo stesso ministro Calenda, giunto lunedì nel Pavese, lo ha assicurato a parole e con la propria presenza. C'è l'attenzione del Ministero, c'è dello Sviluppo Economico, quindi non ancora quello degli ammortizzatori sociali, quindi l'attenzione di un ministero che pensa allo sviluppo anche di un territorio che oggi è Cameron, ma attraverso Cameron l'indotto di Cameron, e quindi c'è attenzione complessivamente su quest'area della provincia, del paese, insomma, questa è la cosa importante. Prima di arrivare a Vigevano, dove a margine dell'assemblea di Confindustria ha incontrato le rappresentanze sindacali dei metalmeccanici, Calenda ha visitato l'altro stabilimento pavese produttore di valvole e raccordi petroliferi, la Valvitalia di Rivanazzano Terme. Al contrario di Cameron, l'azienda sembra vivere un periodo di relativa serenità, con commesse almeno per i prossimi 5 anni dopo l'ingresso al 49% del Fondo Strategico Italiano, un'emanazione della Cassa Depositi e Prestiti, in pratica lo Stato.
stato. A oggi il gruppo Valvitalia conta oltre 1.300 dipendenti e sebbene l'oggetto dell'incontro tra il ministro e il patron del gruppo Ruggeri resti top secret, non manca chi pronostica un possibile interessamento del gruppo verso i due stabilimenti Cameron di Voghera. Un'ipotesi suggestiva, ma che per ora resta solo questo, un'ipotesi. Più concreta invece la proposta che i sindacati si preparano a portare a Roma giovedì: costruire una prospettiva di sviluppo per Cameron, sostengono, significa darne una all'intero territorio, magari parlando di ricerca e sviluppo in collaborazione con l'Università di Pavia. Una sfida non certo semplice, ma che secondo i sindacati potrebbe essere l'unica via d'uscita a una crisi che i nuovi padroni di Cameron, la multinazionale franco-texana Schlumberger, finora non sono sembrati particolarmente interessati a raccogliere. Ci spostiamo a Pavia, dove non si placa la polemica sui pass auto gold concessi ai politici. Nel mirino finisce anche il capogruppo della Lega Nord al Senato, Gianmarco Centinaio, che però è passato al contrattacco. Il servizio è di Mario Fortunato. Dal SUV di Daniele Bosone all'utilitaria di Gianmarco Centinaio, le polemiche sui pass gold non fanno distinzioni di modello o cilindrata. E così, dopo le roventi discussioni per il rinnovo del permesso all'ex presidente della provincia, il tiro si sposta sul senatore del Carroccio. La voce, a dire il vero, all'interno del PD si rincorre da tempo e si riaffaccia ad ogni tensione sui temi della viabilità cittadina. Ci sarebbe infatti una foto dell'auto di Centinaio posteggiata in divieto di sosta e con un pass gold scaduto, tra l'altro mai rinnovato, esposto sul parabrezza. Una foto che non è stata pubblicata nemmeno sui social network, ma viene custodita quasi come monito. Da un lato troviamo l'assessore che regala i pass gold all'ex senatore Bosone ed ex presidente della provincia. Quindi, cari pavesi, quando vedrete il signor Bosone, non più presidente, scorrazzare per le vie del centro, lo farà mentre tutti noi cittadini pavesi siamo in giro a cercare i parcheggi che non ci sono e che l'assessore Lazzari continua a tagliare. D'altro lato, la mia macchina in divieto di sosta, invece che fare le foto e perdere tempo per poi minacciare, chiama i vigili e il senatore Gianmarco Centinaio, come ha sempre fatto, avrebbe pagato la multa. Il tema dei pass gold incendia ancora una volta il dibattito cittadino. Dal canto suo l'amministrazione comunale è stata chiara fin dall'inizio del mandato: dare un taglio ai tanto agognati permessi per segnare un cambio di rotta rispetto al passato. Un passato fatto di troppi privilegi sui temi della viabilità. Quale bene della città? Il bene del senatore Bosone, dell'ex senatore Bosone, che si ritrova un pass gold mentre tutti noi siamo in giro a cercare parcheggio? La cronaca: i carabinieri hanno denunciato 5 persone per rissa e lesioni personali al termine di un violento pestaggio avvenuto all'interno delle case popolari di via Raffaello a Vigevano. Si tratta di 2 cinquantenni, un 19enne e altri 2 minorenni, tutti di nazionalità egiziana. Il diverbio era nato in seguito a una discussione poi degenerata tra le famiglie, non correva buon sangue da tempo. Per sedare la rissa, nella quale erano state usate anche spranghe e coltelli, erano dovute intervenire appunto i carabinieri. Due delle persone coinvolte erano poi finite in ospedale. Un settore importante per l'economia pavese, ma dove i diritti dei lavoratori vengono spesso dimenticati. Stiamo parlando delle logistiche, che contano circa 6.000 addetti nella nostra provincia. La CGIL chiede allora l'istituzione di un tavolo provinciale sulla legalità per tutelarli. Armano Bidone. Movimentano migliaia di tonnellate di merce, dall'abbigliamento ai libri fino a elettronica e automobili. Senza di loro, fuori di ogni metafora, il commercio sarebbe fermo al palo. Eppure gli oltre 6.000 addetti delle logistiche pavesi, la maggior parte impiegati tramite cooperative, spesso non vedono riconosciuti i propri diritti basilari dei lavoratori, con un danno, accusa la CGIL, per l'intera società. E quindi urgente, afferma il sindacato, che chiama in causa le istituzioni pavesi, avviare un'azione di sistema per garantire il rispetto della legalità. Nonostante le organizzazioni sindacali confederali abbiano sottoscritto un accordo nazionale, insomma un contratto che prevede norme, pagamento di una certa tariffa oraria, quindi norme precise, nonostante questo viene costantemente eluso. Spesso mi risulta anche che le cooperative nascono e muoiono nel giro di brevi lassi di tempo, insomma. Riescono magari a far durare la cooperativa 9 mesi, 10 mesi, al di sotto dell'anno, e dal punto di vista fiscale e dal punto di vista contributivo riescono a trovare degli escamotage, a volte proprio per evadere completamente. Questo è un danno intanto al lavoratore, ma è un danno
complessivo alla totalità della cittadinanza. A volte queste cooperative chiudono anche con dei passivi piuttosto importanti. Sì, ci sono situazioni in cui la cooperativa viene fatta fallire a orologeria, accollando il costo, per esempio, del TFR al fondo di tesoreria dell'INPS. Spesso noi assistiamo a strutture piramidali che hanno 5-6 passaggi e alla fine il lavoratore, per recuperare i propri soldi in caso di mancanza della retribuzione o in caso di mancanza del pagamento del TFR, deve fare 3-4 gradi di giudizio per arrivare ad avere i propri soldi. Il neo eletto presidente dell'area vasta, secondo il mio modesto parere, potrebbe mettere in piedi lui, che è l'autorità, insomma, più importante della provincia, un tavolo per andare a monitorare queste situazioni. Perché il danno erariale e contributivo è un danno che tocca il territorio. Voltiamo pagina, ma continuiamo a parlare di lavoro e occupazione, perché il Comune di Pavia ha deciso di aderire al progetto Call for Ideas per attirare sul territorio gli imprenditori di domani. Sentiamo di che cosa si tratta. Questo progetto è un progetto che il Comune di Pavia cofinanzia in collaborazione con l'Università di Pavia ed è un progetto che è alla sua seconda edizione, ma a cui il Comune di Pavia partecipa per la prima volta quest'anno. L'obiettivo è quello di individuare progetti, idee innovativi da mettere sul mercato. Siamo particolarmente orgogliosi di questa scelta che abbiamo fatto perché è davvero una mossa concreta per aiutare le aziende che vogliono nascere sul territorio di Pavia. Noi stiamo cercando, da quando ci siamo insediati, di rendere il nostro territorio attrattivo per le aziende. Abbiamo un'università nella nostra città che licenzia ogni anno molte menti e persone dotate di grandi competenze. L'obiettivo di questo progetto è proprio quello di sfruttare le competenze che sono presenti all'interno dell'Università di Pavia, mettendo a disposizione le risorse, e questo è il nostro compito, per fare in modo che da quelle idee nascano aziende. Ancora cronaca, gli agenti della polizia locale di Vigevano hanno effettuato un controllo in una panetteria del centro di proprietà di un cittadino nordafricano che vive ormai stabilmente in Italia da diversi anni. Sono state accertate varie irregolarità poiché nel negozio erano presenti prodotti scaduti o senza il prezzo esposto. Al titolare è stata comminata loro una multa di oltre 4.000 euro. Gli agenti hanno trovato oltretutto due persone che lavoravano in nero e quindi è anche stata informata la direzione territoriale del lavoro di Pavia per gli accertamenti del caso. Andiamo a Gambolò, dove sono stati vinti 200.000 euro grazie al lotto più un vero e proprio colpo grosso che sicuramente farà felice il vincitore. Sentiamo. Quant'è la vincita? Oltre 200.000 euro? 203.604 euro. Con questo gioco che mi spiegavi prima, è un po' particolare, non è il lotto normale, è il lotto più? È sempre il lotto normale, quella è la giocata che gli importi vengono prestabiliti dalla schedina. Giocando 2 euro ambo, 1 euro il terno, 1 euro la quaterna, è la stessa giocata come il lotto, solo che si vince di più. Invece di vincere il signore o la signora che ha vinto, invece di vincere sui 120.000 euro all'incirca, ha vinto 203.000 euro. E quindi quasi il doppio. Quattro numeri a giocare. Quattro numeri. Quaterna secca. Secca su ruota. Ovviamente si chiede sempre, sospetti su chi no, possa essere? No. Se vediamo, prima di Natale cambia la macchina, è allora, un uomo e ha vinto. Altre vincite di questo livello? No, è la prima? È la prima, speriamo di tante altre. Beh, allora, tante congratulazioni allora. Grazie. Regione Lombardia ha premiato con un finanziamento di 214.000 euro il progetto Arte in Musica, un partenariato formato da imprese del settore turistico e da imprese del settore culturale e della comunicazione, con il supporto della Camera di Commercio di Pavia. L'idea è quella di valorizzare i teatri lirici presenti in provincia e anche in provincia di Cremona, che al loro interno conservano il patrimonio lirico, appunto, e musicale del territorio lombardo. Si tratta di una bella opportunità per le imprese pavesi, che ricevono un contributo regionale sia per la realizzazione di interventi concreti, sia per la promozione di pacchetti turistici legato al settore della musica lirica tra Pavia e Cremona, ha commentato l'europarlamentare Angelo Ciocca, presidente della Commissione regionale attività produttive all'epoca della stesura del progetto. L'associazione Vigevano in vetrina festeggia i 2 anni di attività con un bilancio più che positivo, ma i commercianti del centro tornano a chiedere tempi certi per l'avvio della nuova viabilità dopo la chiusura del cavalcavia alla Marmora. Paolo Barni.
I commercianti dell'associazione Vigevano in Vetrina tracciano un bilancio degli ultimi 2 anni di attività festeggiando la vincita di diversi bandi regionali con somme immediatamente reinvestite in iniziative per rivitalizzare il centro storico. Abbiamo negli ultimi 2 anni incrementato molto quello che sono il numero di associati e questo vuol dire che comunque l'attività che facciamo è un'attività propositiva importante per la città, perché riusciamo a, tramite degli eventi o delle iniziative, a portare persone in città, persone che poi tendenzialmente, come è il nostro obiettivo, ritornano e spendono nei nostri negozi. Il problema di questi mesi rimane però la viabilità modificata dopo la chiusura del cavalcavia La Marmora, una ferita che resta aperta nonostante l'associazione sia stata tra i fautori del dialogo con il comune che ha portato a rivedere alcune decisioni. Ancora però non ci sono date per l'entrata in vigore delle variazioni concordate e dai commercianti arriva un invito all'amministrazione a fare presto. Ovviamente è un problema enorme per noi, che abbiamo le attività in centro, un problema enorme perché questa viabilità, così come è stata progettata inizialmente, secondo noi ha disincentivato parecchio le persone e i potenziali consumatori a transitare nel centro, a fermarsi. Di conseguenza abbiamo avuto grossi cali di fatturati e di presenze nel centro per un'infinità di motivi. Comunque stiamo sostanzialmente dialogando su delle proposte concrete di modifica, anche sostanziale in certi punti, per cercare di migliorare il più possibile quello che è la situazione attuale. Ci fermiamo un momento, c'è la pubblicità, ma torniamo nella seconda parte con tanti altri servizi e con l'intervista all'ex Premier Massimo D'Alema sulle ragioni del no. State con noi. Eccoci rientrati in studio. Una riforma sbagliata che rafforza il ceto politico a discapito dei cittadini. Non ha usato mezzi termini l'ex Premier Massimo D'Alema per far sentire il suo no al referendum voluto da Premier Matteo Renzi. In tanti hanno presenziato all'incontro di lunedì sera in Broletto a Pavia. Vediamo il servizio di Mario Fortunato. È una riforma fatta male, che non elimina il bicameralismo ma lo rende più confuso e più complicato di prima, ed è una riforma che rafforza il ceto politico e riduce la sovranità dei cittadini, lo spazio, il potere dei cittadini. Una bocciatura senza appello. L'ex presidente del Consiglio Massimo D'Alema si schiera senza esitazione dalla parte del no alla riforma della Costituzione proposta dal Premier Matteo Renzi. Diverse le motivazioni esposte nel corso dell'incontro pubblico organizzato nella sala conferenze del Broletto a Pavia, gremita in ogni ordine di posto per l'occasione. Non solo il tema del bicameralismo o rafforzamento del ceto politico, ma anche la riduzione dell'autonomia delle singole regioni in favore del governo centrale. Le stoccate di D'Alema non hanno risparmiato nemmeno il Premier Renzi e l'eccessiva personalizzazione della consultazione referendaria. Il Presidente del Consiglio parla tutti i giorni del referendum, la mattina, stamattina ha fatto un'intervista a Radio Popolare, e la sera. Quindi chi più di lui sta personalizzando? Anziché governare il Paese non si occupa d'altro, quindi non scherziamo, diciamo. È del tutto evidente che questo referendum è il plebiscito di Renzi. Ed anche la scelta del 4 dicembre per il referendum, anziché del mese di ottobre, come inizialmente preventivato, ha un chiaro motivo politico. Votare a dicembre vuol dire sperare che votino pochi cittadini, diciamo le cose come stanno. Tenere aperto un conflitto, una lacerazione del Paese fino a dicembre significa non voler bene al Paese. Bisognava votare a ottobre e poi dopo si sarebbe fatta la legge finanziaria. Una notizia di servizio, come si dice adesso, una veste grafica completamente nuova, la possibilità di accedere alle video news più velocemente e tanti tanti contributi disponibili, dall'attualità agli spettacoli allo sport. È online finalmente il nuovo sito di Telepavia, www.telepavia.tv, profondamente ristrutturato e con tante novità, una finestra sul nostro territorio che verrà costantemente aggiornata dalla nostra redazione per essere sempre più vicini ai nostri telespettatori. Torniamo a Vigevano per la visita del console americano Philip Ricker, accompagnato dai politici locali in un tour tra le eccellenze imprenditoriali e turistiche del nostro territorio. Vediamo.
L'occasione di oggi è quella di far conoscere una città molto bella, tra le più belle di Lombardia, ovviamente, credo anche una delle città con maggiore potenziale in Lombardia, che ha un patrimonio culturale straordinario, bellissimo, adesso poi avremo modo meglio di visitare la piazza, il castello e il centro storico, sono realmente belli. L'occasione di stamattina di visitare la fabbrica di Moreschi è uno dei delle tante eccellenze produttive del tessuto calzaturiero e meccano calzaturiero, come spiegavo prima ad Adam, che è un pezzo del sistema distrettuale, del distretto della calzatura di Vigevano. È quello che io le posso dire, che stiamo cercando di vedere, di farci fare una strada per andare verso Milano un pochettino più velocemente, perché effettivamente abbiamo dei grossi problemi di viabilità. Io da un punto di vista sanitario sto cercando di vedere, di potenziare il nostro ospedale, che è stato lasciato un pochettino da parte, diciamo, in questi anni. Sostanzialmente uno dei grandi problemi di questa città è la produttività e il lavoro. Noi stiamo soffrendo in un certo senso di uno spostamento di produzione delle calzature nei paesi orientale, quindi nella zona orientale, e quindi stiamo cercando di recuperare queste posizioni nel limite del possibile, lavorando sulla qualità. Sono onorato, proprio felice per essere qua finalmente, perché ho conosciuto il presidente del provincia quasi 2 anni fa, durante il tempo dell'Expo Milano 2015. Finalmente ho tempo per viaggiare un po' di più fuori di Milano. Ho ascoltato tanto di Vigevano, io e il mio collega siamo molto lieti di essere qua oggi. Grande successo inoltre poi per la vendemmia dei bambini, un appuntamento ormai fisso per il Cantine Aperte. I giovani apprendisti hanno passato una giornata divertendosi e imparando come si lavora il vino. Vediamo. Buongiorno amici di Telepavia, oggi è stata l'ultima domenica di Cantine Aperte in vendemmia, quindi una manifestazione che riguarda i bambini, dove è stato possibile far pigiare lungo i bambini con i piedi, fargli scoprire cosa vuol dire la vendemmia e le vecchie tradizioni. Ragazzi, li abbiamo voluti premiare con un piccolo riconoscimento, una medaglietta, per invogliarli, per fargli venire voglia di venire nelle cantine, di venire a toccare con mano questo fantastico mondo che è il vino. Era l'ultimo in servizio, è tutto per questa edizione. Adesso, come sempre, la linea passa al meteo. Grazie per essere stati con noi. Una buona serata a tutti.